Ben trovati su Media Hotel Radio, vi do il benvenuto alla prima puntata di Hotel Design Costruire secondo i principi dell'hotelleria Arredare con stile ed innovazione Soluzioni, materiali, tecnologie ed attrezzature Idee e progetti innovativi Siamo qui oggi per questa puntata speciale ancora presso lo studio di architettura Ceccaroli Do il buongiorno all'architetto Buongiorno, all buongiorno a tutti Questa prima puntata è dedicata al bagno negli hotel Uno degli argomenti forse più delicati del settore. E vogliamo incontrare il nostro ospite di oggi di Ideal Standard. Quindi do il benvenuto anche al dottor Francesco Barzarro Bergamini. Buongiorno. Allora, Ideal Standard è una società attiva a livello internazionale nella vendita di materiali e accessori per il bagno, specializzata in ceramica, vasche, cabine doccia, robinetteria e mobili. Il dottor Bergamini è il responsabile del reparto Project dell'azienda delle aree Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Il reparto Project si occupa esclusivamente del mondo Contract, garantendo un'offerta completa e su misura in termini di prodotti e servizi. Allora, conosciamoci un po' di più. Cosa propone Idea Standard ai suoi clienti? Idea Standard è sicuramente un marchio conosciuto da più di 100 anni. Nel mercato internazionale, in Italia in particolare, perché è stata un po' la, la madre della ceramica e diciamo che un po' tutti in Italia hanno nel proprio bagno qualche cosa de, de dell'idea standard, quindi anche chi non è del settore probabilmente si ricorda eh, o scopre che ha in casa un, qualche, un sanitario piuttosto che un rubinetto eh, de, de, della nostra azienda. Quindi questa storia è importante ma bisogna stare al passo con i tempi e quindi l'azienda continuamente cerca di, di investire molto in quelli che sono i nuovi brevetti, l'innovazione, andare sempre verso le richieste più, sempre più complesse del mercato e cercando di dare risposte concrete a, ai nostri interlocutori che sono gli architetti, che sono le, le imprese e anche e soprattutto gli hotel con i quali stiamo, abbiamo in passato lavorato molto ma stiamo investendo e cercando di investire sempre di più in una gamma di prodotti adatta agli hotel. Eh, Francesco ma nello specifico eh, perché un professionista deve scegliere il prodotto della standard? Cioè qual è la caratteristica fondamentale perché uno studio come quello nostro debba scegliere dal, dal vostro catalogo perché poi nel commercio ce ne sono tanti che producono sanitari certo eh, Concordo, sicuramente il prezzo perché eh, la quotazione... Sappiamo che negli alberghi fondamentalmente il prezzo è un po' l'elemento trainante, no? Assolutamente sì, soprattutto alberghi eh, con tante camere, anche 4-5 o stelle, comunque poi eh, l'incidenza di un prodotto moltiplicato per il numero di camere può essere importante, quindi il prezzo del prodotto, la qualità, cioè la durata, un albergatore non deve avere problemi che un prodotto dopo 3 mesi o 6 mesi o un anno si rompe e deve chiamare l'assistente, anche Il post vendita è, post vendita è, è fondamentale, certo. noi abbiamo una rete di post vendita su tutto il territorio e poi il design, perché comunque deve essere un prodotto accattivante, accattivante certo. interessante per voi che poi lo, lo proponete. Io lo scopo di oggi, di questa puntata, sul, che nello specifico è del bagno, ci tenevo molto a invitarti perché abbiamo fatto dei lavori insieme. E soprattutto c'è un prodotto che avete tirato fuori da qualche giorno, da qualche mese forse. e In cui sono venuto alla manifestazione a Milano a vederlo: l'ultimo salone del mobile. È un prodotto che secondo me è un prodotto rivoluzionario che credo che gli albergatori apprezzeranno molto. Ne vuoi parlare di questo prodotto? Con piacere. Sì, questo è un nuovo sistema di scarico, si chiama Aquablade. È un brevetto che è stato depositato da Standard circa un anno fa. Mm -hmm. E è un nuovo sistema di brida che tecnicamente è la parte dove, dove si scarica e praticamente tutti i nostri sanitari eh, stanno passando dalla tecnologia tradizionale dello scarico normale allo scarico AquaBlade eh, innanzitutto abbiamo migliorato il design eh, quindi abbiamo una, una, un aspetto estetico decisamente più accadente più, di, diciamo. più contemporaneo c'è un aspetto fondamentale che sono i consumi di acqua perché lo scarico è stato pensato per andare addirittura a consumare solo 3 litri o 4 ,5 litri di eh, di scarico di acqua. Quindi questo albergatore bisogna dirglielo, cioè che risparmiare già il 50% su uno scarico d'acqua significa risparmiare tanti soldi nella bolletta Ma tutti gli scarichi eh? che ha ogni Quindi giorno. Quindi questa è una cosa molto importante. Sì, noi abbiamo uno studio che più o meno in una camera d'albergo si consumano dai 60% ai 80 litri al giorno sì. di acqua. Quindi se andiamo a risparmiare Cioè eh, capisci già... che significa per l'albergatore. Ma io la cosa che volevo tirar fuori che, che almeno a me ha colpito come studio era proprio il sistema di pulizia della tazza, cioè che il gettito d'acqua, una volta che venisse spinto il pulsante, non era un gettito d'acqua parziale all'interno della tazza, ma bensì era totale. totale. Questo è fondamentale perché a livello batterico chiaramente abbatte tutto quello che sono i germi che possono uscire da, eh, da, da un VC. quindi secondo me ha collegato all'acqua questo elemento credo che sia determinante per avere un buon successo con questo prodotto non lo trovi? è, sì, viene praticamente la, la parte intera viene completamente eh, igienizzata diciamo. quasi il 95% di tutto quello che è la parte del, del sanitario Cosa che non succede con la brida normale. E eh certo. Non solo, e questo nuovo sistema di scarico inoltre riduce di un 30% la rumorosità. Eh, ti pare poco questo, considerando che le pareti nelle camere d'albergo sono sempre più sottili, ridurre anche questo ma è veramente un bel aspetto. Ecco, ci tenevo molto a questo incontro nella prima puntata perché, ripeto, abbiamo ripetuto nella puntata precedente che l'investimento che si fa nella ristrutturazione di un bagno nell'economia di una ristrutturazione è abbastanza importante quindi se si riducono i costi sia di gestione quindi riduzione dell'acqua sia di avere un prodotto che igienicamente è perfetto è molto performante questo ti permette di avere un, cioè un, un aspetto qualitativo per, per la ristrutturazione notevole insomma sì eh, inoltre eh, AquaBlade eh, essendo di, è diventato il nostro sistema di scarico non ha costi aggiuntivi ah. tutte le nostre linee, da una linea un po' più economica alla linea più alta di gamma, hanno tutte questo sistema ah, quindi ecco. non è un, un sovrapprezzo ecco. ulteriore. Quindi ci sta dicendo che se noi dovessimo comprare una linea economica di standard all'interno di questa linea abbiamo questo sistema Acquablade che andrebbe, sì. andrebbe sì. veramente provato perché secondo me è un sistema molto innovativo. Un'altra cosa volevo chiederle: quali saranno i nuovi prodotti che? Speriamo avranno successo come acqua come io penso. Allora, Avete messo sicuramente prodotto nuovo, brevetti, non lo so. Qua è stato proprio un cambiamento eh, di quello che è il nostro mercato, il sistema di scarico innovativo e forse è difficile cambiare così il mercato con un brevetto del genere. Ricordiamo anche che Da Standard è stata prima la prima azienda ad inventare il rubinetto con la cartuccia in ceramica e quindi brevetti importanti ne ha, ne ha, tanti ne ha consegnati tanti. tantissimi. Si sta investendo molto anche sulla rubinetteria, eh, abbiamo cioè che... rubinetti che mh, comunque hanno il sistema di risparmio idrico a 5 litri al minuto. Che quello, è, quello è importantissimo, credo. Eh? Anche quello è molto importante, l'apertura a freddo, un sistema nel quale si può settare il rubinetto dove per non andare a consumare troppa acqua calda e non far, far sì che il cliente non si bruci le mani, che quello può anche essere. Quindi un Quindi dare un problema. servizio ulteriore, chiaramente sì. sappiamo benissimo che negli alberghi la caratteristica fondamentale è il, è il servizio, quindi il servizio è decisivo per una struttura alberghiera. Noi infatti in questo stiamo investendo, cioè, eh, oltre a me ci sono altri miei colleghi che coprono il territorio nazionale e danno un servizio completo eh, proprio mh, su, su quello che è l'hotel, quindi un servizio dall'inizio, andare a individuare quelli che sono il mix prodotti ideale per, per la struttura, prezzo, design, caratteristiche tecniche e una volta che l'albergo è stato fornito non è che lo abbandoniamo, tutto quello che è post vendita, l'assistenza un ricambio, un problema. E eh, quello credo eh. che sia decisivo, eh, veramente decisivo. Per noi è fondamentale. Allora, mh, parlando della produzione, perché Ideal Standard è un'azienda internazionale, ma dove avete i vostri stabilimenti di produzione? Allora, noi abbiamo 19 stabilimenti di produzione dislocati in tutta Europa. Eh, tuttavia ci tengo a sottolineare che eh, la ceramica, eh, in particolare, viene prodotta in Italia. Del marchio di Astandar fa parte anche il marchio Dolomite e eh, quindi abbiamo lo stabilimento Dolomite che è appunto sulle, sulle Dolomiti, è dislocato in un eh, paese che si chiama Tricchiana. E l'altro stabilimento è in provincia di Frosino e Roccasecca dove loro sono degli, degli operai quasi artigiani che producono ancora alcuni sanitari quasi in maniera manuale, con l'aiuto ovviamente dei macchinari e dei forni, perché non è assolutamente facile produrre quello che abbiamo descritto poc'anzi, l'Aquablade, e quindi ci servono dei specialisti nella produzione, quindi la ceramica è incentrata in Italia. La rubinetteria, dove sono un po' più bravi e specializzati, la facciamo produrre in Germania, e poi le altre componenti, mobili, box doccia, piatti doccia, accessori, materiale anche per la disabilità, vengono dislocati un po' in tutta Europa e garantisco la produzione per il mercato italiano, francese, inglese e tedesco, che sono il grosso. Poi, ovviamente, esportiamo anche in tutto il mondo, eh, ma la produzione è in Europa. Francesco, sappiamo che Ida Stan un no? è un'azienda internazionale, da molti anni nel settore. Però fondamentalmente il settore alberghiero l'avete trattato in maniera abbastanza specifica perché per voi è un bel core business. Ma qual è la differenza sostanziale tra diciamo, il canale hotel, quindi prodotti indirizzati per quel tipo di struttura e invece il prodotto per la casa? Chiaramente l'hotel ha delle richieste, delle esigenze un po' diverse da certo. quelle che può essere il privato. E, mh... Il, il, lo, lo, il proprietario dell'hotel deve stare attento a tutti quelli che sono i consumi e anche la qualità e quindi la tenuta nel tempo. La durevolezza dei la materiali, durevolezza. certo. E quindi devono essere prodotti adatti a questo tipo di caratteristiche. Quindi stiamo investendo in quello che è risparmio idrico, in quello che è tenuta, in quello che è ha anche un'efficienza perché un bagno almeno 10-12 anni in un albergo deve... Sì, 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 quella è la durata, certo. Quella la durata certo. quindi deve essere un bagno accattivante, avere il costo giusto, il punto prezzo che è fondamentale e, e anche noi essere pronti laddove ci dovesse essere un'esigenza a intervenire eh, per eh, un'eventuale assistenza. Però il prodotto, eh, diciamo, per l'albergatore... È un prodotto pensato proprio per far sì che abbia il prezzo, il design, ma anche tutta una serie di caratteristiche di risparmi che poi alla fine del mese, alla fine dell'anno, sono certo, ripiegate quelle camere. Io Cile. volevo ritornare su questo risultato del post vendita, perché è un discorso abbastanza delicato. Perché una volta ristrutturato un albergo, sappiamo benissimo che il cliente d'albergo è meno attento a quelle che sono la durevolezza, e la capacità di gestire poi un bagno. E quindi il cliente spesso si ritrova, cioè il committente, l'albergatore spesso si ritrova a cercare degli accessori che possono essere i filtri di rubinetto, o possono essere magari la piastrina della placca del VC che si è rotto. Sono tutti problemi che sembrano banali, ma credetemi nella, nella struttura alberghiera sono abbastanza decisivi. Anche perché uno deve sempre dare una camera performante al cliente. Ecco, in questo punto da questo punto di vista. Eh, io ho visto questa esperienza che stiamo facendo adesso insieme al Gioberti, lì il committente, all'hotel Gioberti a Roma, il committente ha puntato proprio su di voi per questo discorso del post vendita, cioè sulla capacità poi di seguire il cliente anche successivamente all'apertura e alla fornitura che avete fatto. Sì, noi abbiamo la possibilità di stipulare questo accordo che ecco, si chiama che volevo... Service Pack, che fondamentalmente è una nostra assistenza ulteriore all'assistenza che già c'è. Che è praticamente la nostra assistenza sul territorio, sul post vendita, nostro, certo. i nostri uomini specialisti che vanno a fare gli interventi di assistenza e manutenzione, che vanno in hotel ogni sei mesi e poi eh, per, i, per i primi tre anni a fare dei controlli ehm, periodici, decisi eh, una volta in sei mesi, una volta l'anno. E ogni camera, camera per camera, si va a vedere quelle che potrebbero essere o possono esserci le problematiche. E, e sostituiamo il pezzo, magari anche la cabina doccia che è una di quelle un po' più sollecitate, la rotellina piuttosto che il rompigetto, oppure controlliamo qui magari il flessibile doccia piuttosto che la doccetta, possono avere a breve delle criticità perché, perché ricordiamo a tutti che una camera d'albergo per venderla deve essere una camera d'albergo pronta, efficiente al 100% ogni volta che tu l'affitti al giorno quindi fare assistenza all'interno di un bagno periodicamente ti permette di non avere poi problemi ad affittare una camera al cliente e sappiamo benissimo che un cliente d'albergo adesso con tutti questi social di ultima generazione tipo TripAdvisor o con magari Booking potrebbe mettere in difficoltà una struttura alberghiera se ha trovato magari delle, dei problemi, acqua calda, acqua fredda, non si chiude la doccia, oppure il bagno perde. Ecco, questo credo che sia importante per un albergatore, cioè stare attento ai dettagli che fanno sì che una camera sia sempre performante. Anche perché una camera ha tanti aspetti, mi rendo conto, quindi non è facile per l'albergatore... Eh... Averla a tutte le camere al 100%, quindi se sa già che almeno il bagno eh, è seguito è quello che dà poi i problemi, noi, eh, più problemi perché poi clientela è tutto il mondo, usanzi tutto il mondo, il bagno viene veramente sollecitato eh certo. in tutti i modi, quindi certamente eh, oggi il cliente è molto esigente, c'è molta mh, offerta e quindi il bagno deve, deve essere, non deve dare problematiche, soprattutto in quello che è l'aspetto acqua e quindi tutto ciò che ha a che fare con la doccia, la rubinetteria, lo scarico. Ecco, volevo soltanto chiudere dicendo di stare, a, cioè un messaggio agli albergatori di non farsi molto affascinare da quelle che sono linee di design molto moderne o magari molto estreme, perché spesso dietro a queste linee molto esasperate... Eh, poi la gestione della, insomma, del prodotto che si va a comprare è una gestione molto complicata. Noi abbiamo avuto un esempio in un altro albergo fatto eh, vicino Caserta dove la committenza è insistito per mettere dentro dei prodotti molto eh, di design, molto specifici, ma vi assicuro che hanno creato un sacco di problemi. Problemi del tipo che eh, manopole che non chiudevano bene l'acqua che avevano delle perdite, o, o tanto meno magari Vucic che avevano problemi per eh, la manutenzione post della tavoletta. ecco insomma Bisogna stare attenti al prodotto che si sceglie e soprattutto cercare di non eh, trovare dei prodotti, eh, io li chiamo troppo spinti, perché spesso prodotti troppo spinti poi di conseguenza non danno un buon comfort e una buona gestione per l'albergatore finale. Ecco, abbiamo raggiunto il termine del nostro appuntamento anche per oggi, quindi architetto salutiamo e ringraziamo grazie il nostro ospite Francesco Balzaro Bergamini, di ideal standard. L'appuntamento come sempre è con Hotel Design ogni venerdì alle 11, alle 15, alle 19 e alle 23. E poi in replica anche il sabato e la domenica su Media Hotel Radio. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima. Grazie passiva. a tutti, grazie a tutti e buongiorno. Grazie, buongiorno.